Non è male, fuck se spara. Cosa mi consigli? Non so se comprare la Watts oppure no, ma che me lo chiedi a me? Cioè io non sono te, tu non sei me. Vuoi comprarti la Watts? Compratela. Dove abiti? Cosa fai? No? A cosa ti serve? Vuoi comprartela e tenertela lì nel fucking garage? Compratela, cioè, è inutile che mi chiedi a me, me la consigli? Ma che ti consiglio? Intanto nessuno mi dà nulla se io te la consiglio di comprare. Numero due, io magari te la posso consigliare e dopo c'hai un casino di problemi, un casino di danni. Oppure non te la posso consigliare e tu dici: ah, quel bastardo me l'aveva detto di non comprarla, quindi che vuoi? Te la vuoi comprare, te la compri. Non te la vuoi comprare? Non comprartela. Non sai cosa fare? Pensaci! Meglio che spengo la musica. Se no continuano con questi copyright, copyright, copyright. Siamo. Perché comprare la Watts? Perché comprarla? Tu arrivi in un parcheggio e guarda quante Watts ci sono. Hai capito? Fino adesso, qui a Tresna, nella zona comunque Bielsko e Jeviez, quante Watts ho incontrato? Una. Più questa, più la mia. That's it. Fatti una domanda. 112 cavalli, 2007 di cilindrata, due e 7 posti, 2 davanti più quelli che vedi di qua, che gli altri mancano, li ho tolti per avere più accessibilità al vano. Ma hello, how are you doing? Guarda che questa è fantastica, eh? Cioè, mica da dire. Due e sette posti, carico 800 kg. Consumo? Tantissimo. Molto consumo. Nel vedere il film Stranger Things, mi sembra si chiami così, c'è la Watts, una. E nel guardare i film di A. Kaurismäki, c'è una Watts, simpaticissima. Quanti cambi avrò già fatto fare? Al mezzo. No? La gomma prima era di qua, prima ancora era là sotto, prima qua c'era il bombolone da 100 litri di gas, 75 effettivi. Adesso la bombola del gas l'ho messa qua sotto, la gomma l'ho messa di qua, è spostato, c'era prima uno scafandro qui per fare, insomma. Ognuno poi si fa la Watts sua. E che Watts vuoi? La fai, no? Camperizzarla. Ne ho già
parlato. Camperizzarla. Ci sono infatti diversi in Germania che l'hanno camperizzata, sono andati in vacanza in due e hanno capito che in realtà è decisamente troppo piccola. Decisamente troppo piccola, non puoi neanche mettere il bagno, ma che puoi cucinare dentro? No, non puoi cucinare dentro, guarda che bello. Guarda, ti metti la tua tendina, easy peasy. Così il vano ti serve per... Il vano... beh, guarda che luce. Però ne ho un'altra qua. Se riesco ad accenderla subito. Capito? Semplicità, è inutile farci... La cucina, vai fuori a mangiare, no? E se hai bisogno ti porti un fornellino e voilà. Insomma... A me piace tenerla così pratica, che voglio dormire, ci metto giù le cose che mi servono per dormire, voglio caricare della roba, gli metto le cose che devo caricare. Ed eccetera, tengo questi due sedili pronti per l'uso e il gioco è fatto. Ecco che è arrivata la moglie, adesso mi tocca andare, hai capito? E siamo alla macro. Operazione compere. Le ridotte sono sempre un po'. Ah, guarda com'è entrata! Però devi sempre giocare un po' con la marcia per inserire le ridotte, perché altrimenti non entrano. Bisogna sempre giocare un po'. E in più il cambio con il freddo si indurisce, fa che le marce non entrano quando è molto freddo, quando fa molto freddo. Un'altra cosa, vedi, adesso ho dimenticato di fare la doppietta, che aspita. Infatti volevo dire, è importante fare la doppietta, perché se no ti si fa il grana padano, capito? Ecco, le strade così, quando si è abbassata la temperatura, conviene mettere le ridotte, perché la macchina, io mi ricordo quando avevo il Defender, passo lungo, nel bagnato non teneva nulla, nulla! Cioè proprio era, capito? Invece con le ridotte funziona meglio. Certo, con la Mini è un'altra avventura. E per il resto è una macchina. Come va? Va! Cioè va come vanno tutte le macchine, solo che con la Watts hai bisogno di maggiori accorgimenti e quindi la devi ingrassare. E sempre c'è l'olio, un olio da cambiare, che sia quello dei freni, che sia quello del cambio, insomma c'è sempre qualche cosa da fare. Poi ogni Watts è figlia a mamma sua, cioè più o meno tutte quante hanno lo stesso, risultano poi avere gli stessi problemi. Tutte le Watts risultano avere più o meno gli stessi problemi. La mia per il momento non ha ancora avuto problemi alla frizione, quindi io non so gli altri che guidano la Watts come usano la frizione. Doppietta. È importante fare la doppietta. Quindi pompata della frizione, marcia in folle e poi inserire la marcia. Importante. Così che entrano bene, magari nelle marce lunghe, no? Cioè la quarta, la quinta, dalla terza alla quarta, no? Però prima, seconda, terza conviene fare la doppietta. Almeno io ho riscontrato questo nella mia Watts, che ho dal 2019. Sono stato il primo in assoluto ad avere la Watts a
anniversario in Italia. Non lo so, deve essere bello? Non lo so, avessi... Ma no, perché alla fine mi piace, la macchina mi piace, mi permette di andare dove voglio, ma andare dove voglio dove? Dove vuoi andare? Però ti trovi in qualche difficoltà nelle strade e con questa passi. Mi è capitato qui in Polonia diverse occasioni che altre macchine erano bloccate e io con questa sono passato, no? Adesso per esempio sto viaggiando con le marce corte inserite, no? 4x2 e ho anche gli hub, infatti sento sento il, come dire, l'asse che fa questo qua, che cosa decide di fare. Ai, ai cani. Qui questi qua non sai mai cosa fanno qua in Polonia, come in Austria fuori. E vorrei fare un appunto: la maggior parte di quelli che guidano modello bestia, nel senso che non sono capaci di guidare, sono quelli che hanno l'Audi. Te lo dico! È incredibile. Quando, guarda questo, guarda, ma questo è una Skoda. Ti passano proprio, ti fanno la, sono proprio, e o quelli degli Audi ti passano e non hanno la misura dell'auto. Loro pensano che l'auto faccia tutto per loro. Proprio, vabbè. Molto probabilmente sono stati invasati dal film Transporter, chi aveva l'Audi. E allora anche loro pensano di essere dei Transporter. Proprio. Ma la maggior parte, I'm telling you. That's it. Comprarla o non comprarla? Ma se ti piace te la compri e poi sono affari tuoi. Usarla come seconda macchina, non usarla come seconda macchina, perché se tu la usi come seconda macchina dopo non sei capace di guidarla e quindi ti conviene usarla perché così almeno capisci la macchina, perché è una macchina diversa, è diversa. È una macchina diversa. Nel senso che ha delle sue particolarità, intanto non puoi andare a grandi velocità, la casa te la dà per i 127 km orari, 123, 127, ma quando mai? Intanto ti devi fare attenzione che non passi anche te attraverso il tubo di scappamento che ti beve, vieni risucchiato. E non è una macchina per andare veloce, ma una macchina per mantenere questa velocità. Hai capito? La prendi con calma, anche perché guarda, hai un'altra panoramica che non stare su una macchina SUV, per dire, fucking punto, capito? La guidi e vedi com'è. È chiaro che una volta che ci sali sopra è diverso. Ah, è diverso che non con una qualsiasi altra berlina, no? È un'altra macchina, anche con un semplice van è diverso. E anche con un pick up. Nel pick up intanto te lo devi coprire. Se vuoi mettere qualche cosa, invece qua è già tutto coperto, quindi guarda, a proposito di pick up, vedi, fai lo spazio per la neve nel pick up. Dove vai a dormire se prendi un pick up? Ti devi, insomma, ti devi alloggiare una cabina per sistemare la tua posizione per passare la notte, no? Vabbè, detto questo, pompata e poi metti la marcia. È decisamente incredibile con la benzina.
Un'altra cosa, comprarla o non comprarla? Ecco, allora, pompata, inserire la marcia. E autostrada, vedi, con una strada così ti si attaccano sempre i camion di dietro. Adesso questo qua con la fortuna, vedi, se ne va dall'altra parte. Però se no ti rimangono attaccati fino a quando, poveri cristi, non possono superare. Questi altro che i 90 all'ora, questi fanno i 140, ti superano. Shit. In autostrada conviene fare la strada normale, ma io ora per questioni di tempo faccio questa strada qua. Ti piace, te la compri, se sei indeciso lascia perdere e comunque vai a provarla. Ecco, un'altra cosa che c'è, adesso non lo so com'è il mercato delle Watts in Italia, però devi considerare che la macchina avrà i suoi problemi. Pertanto sarai costretto a cercare i pezzi. I pezzi vengono dalla Russia. Se li prendi in Russia, it's ok. Se vivi in Polonia, it's ok. Se vivi in Italia, not so ok, perché la spesa della tua macchinina ti viene ad aumentare notevolmente nelle tue finanze, nel tuo portafoglio, perché hai diverse spese da mantenere, non solo quello di manutenzione, a meno che non te la faccia tu. Per fartela tu devi avere un ponte o quantomeno la trincea, se no come fai? Cioè devi avere libero accesso, non è che ti puoi sdraiare su, no, sotto, nel parcheggio, sotto casa. Io credo che la mia adesso si sia abbassata, con il tempo la macchina si affloscia, si abbassa, perché due balestre sono decisamente poche, decisamente poche, devi averne quantomeno 5. Ho visto altre qua, altre, una e un'altra del un ragazzo che vive poco distante da qua, che ce l'aveva e l'ha venduta in Olanda. Sono tutte preparate modello militare. Questa qui è preparata modello anniversary, camping, easy peasy. Però dopo, guarda questo, un altro. Le curve, bisogna fare attenzione con questa macchina qua, perché se no ti porta fuori. I'm telling you, ti porta fuori, rischi di dare il giro. E quindi, comprarla o non comprarla? Se vai mai ad Asciano a comprarla, non fidarti di quello che ti racconta, perché tanto quello che ti racconta lo devi pesare. La macchina avrà i suoi problemi. Questo mi diceva: non è possibile che la mia macchina arrugginisca. E quando scrivevo sul sito sulle pagine di altri guazzisti che hanno tutti quanti il 469, il Hunter, no? Tutti che si mettevano contro. Queste qua sono le prime ad andare a passare in vendita. E sono sempre lì tra di loro a richiedersi i pezzi. Quattro wazzisti della domenica. Questi sono i wazzisti della domenica che si tirano fuori la Watts per andare a fare due off-road, un off-road alla domenica a fare il loro giro tutti insieme. Te la tirano fuori la domenica quando fa bel tempo. A mio parere la Watts te la devi vivere, no, non è la domenica, non è che puoi andare a fare il galletto
in città con la tua Watts. Tuttavia, a me piace quando già passo di fronte alle scuole e ci sono i bambini, quelli più simpatici, che, no? Che ti fanno il thumb up, che gli piace la macchinina. E io mi ricordo anche solo in Francia, quando ero a Mont-Richard, sono andato in alcuni paesini fuori, la gente che si guardava la Watts, ma avessi avuto la telecamera per filmarli, guarda, era veramente unusual. That's it. È un po' come andare a Dubai. O la ami o la odi, capito? È un po' come sposarti. O l'accetti com'è, la tua mogliettina, oppure che devi fare? Cambi macchina, no? E questa è l'avventura. A me, sincerely, mi dà la possibilità di fare il mio viaggio dove devo andare. Sono stanco, mi fermo a dormire dove voglio. Tuttavia mi viene... Ah, non solo. Quando hai una macchina così, ti devi tenere un carico. Cioè ti devi appunto mettere i sacchi a pelo, questo, il Cristo e la Santa, i rimaggi, oro, incenso, mirra. Insomma, ti devi portare un po' di tutto. Just in case, no? E forse a volte conviene farsi il viaggio con il treno oppure direttamente in aereo. Ma io ho sempre tante cose da portarmi, capito? E ho magari i giochi di magia, e ho magari la valigetta del lavoro, insomma ho sempre i vestiti. Insomma, cerco di essere minimalista e mi ritrovo sempre con roba. Hai capito? Insomma, ci sono, no, tante cose da prendere in considerazione. A cosa la usi tu, la tua Watts, qualora tu decida di comprarla? Guarda, per esempio le uscite, qua. Queste le devi prendere piano. Se le prendi forte, ti butta fuori. Hai capito? Ti butta fuori, velocità 50 all'ora. Se no, ti butta fuori. Ah, andiamo a vedere quant'è la benzina. Oh shit. Andiamo a vedere quant'è la benzina, mi sono dimenticato. Sei e zero nove. Ma mi conviene metterla. Il bello che c'è nella Watts è che puoi decidere quale serbatoio prendere. C'è fila da una parte? No problema. La metti da un'altra parte, guarda. Per esempio, questo se ne va. E io cambio serbatoio, hai capito? Cioè, capisci qual è il bello di avere la Watts? Che tu puoi scegliere. Ah, fuck, la sta ancora mettendo. Shit. Guarda, adesso per esempio non entra. Guarda, hai capito? Vedi? Qual è il bello di avere la Watts? Che le marce ti fanno sempre le sorprese. Hai meno problemi con la Panda che non con la Watts.
6,09, 6 slotti e 9 grosci, e quindi vuol dire che quando c'è la benzina così bassa conviene avere la tanica e caricarsela. Hai capito? Non è questo cosa vuole. Guarda questo, guarda. Vedi? Dove? Dove? Dimmi. I'm sorry my friend, I don't speak Polish. Do you speak English? Il benzina, ok, ok. No, sai cos'è? È che a volte questi qua arrivano e ti aprono la porta. Mannaggia. Cioè, vedi? Fa retromarcia e si mette la benzina. Per dire, la Dacia a me non piace, però te la, anche lì ci puoi dormire, te la sistemi. E che devi fare? Adesso bisogna rispondere al telefono. Ti tieni la tua bella tanichetta. Hai capito? Avevo già paura. E poi la mettiamo anche di là, un po' di benzina anche di là. Quando costa poco conviene fare il pieno. Cosa sono questi qua? Piroghi fritti? Piroghi. Ah, i piroghi fritti. Vodka a gogo, senza pietà, di tutti i modelli e di tutti i gusti. La supplizza, non è male la supplizza, quella con i gusti. E poi abbiamo il nostro chioschetto. Ciao Dovizegna. Ora? Ok, no, perché qua, vedi, con la Watts devi aspettarti di tutto. Hai visto? Con l'allarme. Guarda. Adesso qua non ci sono le inridotte inserite, which is ok, però c'è questo punto qua di uscita . Questa qui è la boutique dell'off-road. Sono andato un paio di volte, ma hanno dei prezzi spaventosi. Guarda che bello. Vedi? Senti come slitta? Perché? Perché non ho messo le ridotte. Senza le ridotte inserite, 4x2, la macchina fa fatica. E se gli togli gli hub, non va avanti. L'abitacolo scalda. Non posso dire, ora devo cambiare i fusibili dei rispettivi, no, dei sedili, perché non scaldano più i sedili, ma io non li uso mai usati. Passo di qua, che mi piace passare di qua, però qua devo mettere le ridotte, perché l'altro giorno ho fatto lo zig zag. Quindi adesso vedi le strade come cambiano quando entri nelle zone di guerriglia. Adesso entrano facilmente, ma ci sono stati dei periodi che non entravano.
pompata doppietta, no? Folle pompata, inserimento della terza. Ecco, sulle strade così conviene tenerla. Eviti il pattinamento, capito? Eviti il pattinaggio. Se no rischi. Ecco, comprare o non comprare la Watts? Ma dove abiti? Dipende anche tanto dove abiti. Se abiti in città, ma che te ne fai? Cioè, la puoi usare proprio per andare a fare gli off-road alla domenica, no? Non è che la usi per come prima auto, insomma, non è che la usi, insomma, per andare a comprare il pane, no? La usi alla domenica. Dove abiti? Dove abiti che ti vuoi comprare la Watts? Fatti la domanda. Dove abiti? Dove abito? E a cosa mi serve? Hai capito? Se tu abiti a Torino, Milano, Roma, ma che te la compri a fare? Vuoi solo fare uno show up, uno show off, no? Ah, io c'ho la Watts. E allora non comprarla, perché hai solo un danno. Hai veramente solo un danno. Non è macchina. Per comprarla in una situazione del genere, abiti in montagna? Ma perché no? Ah, se abiti in montagna, ma perché no? Ma dove abiti? Cuneo? Ma no, è vero, ci sono delle strade alti e bassi, ma quelle lì le strade le puliscono, quindi puoi comprarti una qualsiasi auto e sei a posto così. Insomma, no? Poi torno a dire, con una macchina del genere riesci a passare oltre i 50 centimetri di guado, 60 centimetri dai, ma non credo di più, se no l'acqua ti entra nel filtro lì, che è posto qua sotto il sedile. Quindi? Quindi dipende proprio dove abiti. Ti trovi nelle occasioni che magari, anche se sei no, in un paesino in Toscana, la Watts ti può tornare utile. Senti? Si sente quando sono inserite le ridotte. Qui hanno fatto il campo di calcio, cioè ce n'era già uno, ma adesso l'hanno fatto più bello. L'hanno sistemato, ingrandito, pulito, spogliatoi, insomma hanno fatto un bel lavoro, con pista ciclabile che hanno fatto 2 anni fa. Dipende tanto, ecco, una domanda importante che tu ti devi fare se compri la Watts è proprio: a cosa mi serve, dove abito e a cosa mi serve? Perché ti dico, se la vuoi usare come camper, non comprartela, non ha senso. Se sei single, cambia tutta l'immagine. C'è un'altra cosa da mettere in gioco: sei tedesco o sei italiano? Perché se sei italiano, il tedesco è più propenso ai viaggi e quindi è più propenso, anche per la moglie, ad accettare un modello di vita diverso. Chiaro, non tutto va per tutte le persone, no? Però per quello che ho visto, italiani così con la Watts non ne ho visti, in giro così non ne ho visti neanche uno, mentre invece tedeschi sì, di tedeschi ne ho incontrati. Beh, vuol dire,
Hai capito come funziona? Le marce sono così, cioè, devi andare un po' come... Cioè, una volta che tu guidi la UAZ, penso che sei anche bravo ad aprire le casseforti, perché... perché è un po' come quando vai nella doccia, sai? Proprio devi regolare... Qui hanno aperto il nuovo Dino supermercato. Vedi? Fanno gli ultimi lavori e adesso ha smesso di nevicare qua. Stamattina nevicava, adesso ha smesso, ma sembra che nevicherà ancora. Ma va bene. Sin Sirli? A me piace girare con la UAZ. Sì, ha i suoi problemi. Fuck, adesso devo fargli fare questi lavori. Ingrasso, togliere la... come si chiama? Inserire nelle nuove balestre, mettere i distanziali. Sono cose da fare. Perché i distanziali? Perché alzandola la devi anche allargare, perché se no se la alzi solo poi ti butta fuori, non è più stabile nella strada. Certo, quando ho fatto l'ultimo viaggio fino a Bratislava nella strada normale, se avessi avuto un'altra macchina molto probabilmente in alcune zone non ci sarei passato. Se avessi avuto il Jimny ci sarei passato, no problem, no? E se avessi avuto il Panda 4x4 no problema, perché sono più alte. E a me avere la macchina più alta mi dà quella sorta di sicurezza, no? Sono più alto sulla strada, mi dà un po' più di sicurezza, no? Cose mie, niente di che. Però scalda, certo che appena ti fermi diventa subito molto fredda l'auto. Sarebbe da fargli un'opera di rivestimento interno senza pietà, o forse magari metterci anche... guarda il lago che si è ghiacciato. Si è ghiacciato il lago, però non conviene andare sopra a pattinarci. Guarda se entra.